Siamo con Anna Buonaiuto, che ha appena finito di leggere per Emons Audiolibri, l'amica geniale di Elena Ferrante. Tra l'altro, ormai diversi anni fa ti ricordiamo appunto nella interpretazione al cinema dell'Amore Molesto. Come ti sei trovata con Lina ed Elena, meglio Lina e le Nule, due bambine, poi ragazze, poi donne, protagoniste del romanzo? Come lettrice, ovviamente entusiasta, perché è un romanzo che ti riporta, che ti dà quel piacere che ti danno i grandi romanzi dell'Ottocento, cioè un romanzo pieno di personaggi, dei quali seguiamo la vita, i cambiamenti fino alla fine. È un romanzo molto, molto ricco. Dal punto di vista della lettura è anche, diciamo, interessante e faticoso, diciamo, rispetto ai romanzi dove ci sono frasi di due o tre righe, tre parole, punti, eccetera. Qui ci sono delle frasi che arrivano anche a 20 righe con incisi, parentesi, per cui ci vuole un'attenzione, una concentrazione maggiore, ma è anche un grande piacere. Invece da un punto di vista emotivo, no? Come si fa a dare voce a tante donne diverse e anche a loro in varie fasi della vita? L'importante è riuscire a cogliere, se si riesce, il senso, la temperatura, la complessità di questo testo. Quindi i personaggi non sono raccontati, insomma, realisticamente, ci sono delle note di dialetto, perché lo dice proprio l'autrice, che tra di loro parlavano questo dialetto stretto napoletano, ma non è così calcato, diciamo. Si era messa a studiare il greco prima ancora che io andassi al ginnasio. L'aveva fatto da sola, mentre io nemmeno ci pensavo, ed estate, quando ero in vacanza. Faceva sempre le cose che dovevo fare io prima e meglio di me. Mi sfuggiva quando la inseguivo, intanto mi tallonava per scavalcarmi. Cercai di non vederla per un po', ero arrabbiata. Andai in biblioteca a prendere a mia volta una grammatica greca. Ma ne esisteva una sola e l'aveva presa in prestito a turno tutta la famiglia Cerullo. Forse dovevo cancellare Lilla da me come un disegno sulla lavagna, pensai, e fu, credo, la prima volta. Mi sentivo fragile, esposta a tutto. Non potevo passare il mio tempo a inseguirla o a scoprire che lei mi inseguiva, e nell'un caso e nell'altro sentirmi da meno. Io trovo straordinario proprio che di non sentire mai opinioni, voci, in un momento in cui, insomma, questa è una società dove tutti vogliono il nome, c'è questa paura della mancanza di identità, quindi tutti vogliono essere presenti, essere visti. C'è un artista che capisce che il proprio lavoro è questo, è l'opera e non se stesso, che quindi non lo vediamo in televisione, non lo vediamo andare a prendere dei premi, insomma, una cosa talmente speciale che tutta la mia ammirazione, insomma. Il primo romanzo in cui un'amicizia femminile viene così raccontata, con tutta la complessità, l'ambiguità, un'amicizia che nasce, quello è bello. Quando si è bambine nel cortile o alle elementari, dove una è attratta dalla diversità dell'altra e dove ovviamente questo rapporto è destinato a trasformarsi, a complicarsi, ma a essere sempre sostenuto da un amore fortissimo. E questo è abbastanza raro. Pensi che sia questo il segreto del perché ha incantato appunto così tante persone? No, no, non so qual è il segreto, no, non lo posso dire. È bello, è scritto bene, è pieno di cose, ti emoziona. No, è un romanzo che turba anche molto.